Austria, Vienna, dove i servizi pubblici funzionano, i servizi sociali sono capillari, ma tutto questo si paga con le tasse. Mettili al tavolo, via. Quando io porto il conto in tavola vedono se c'è lo scontrino fiscale, che ve glielo faccio vedere, ve ne batto uno di un caffè, e se qua, qui con un'applicazione sul smartphone. Questo scontrino la polizia fiscale lo può controllare con un lettore ottico. Le informazioni vanno direttamente all'agenzia delle entrate. E loro sanno tutto di te, san vita, morte, miracoli. Adesso con questa non scappi. Qui il nero non ha senso, puoi detrarre tutto. Cioè se io posso scaricare la benzina o posso scaricare il tra virgolette il caffè al bar, mi dai lo scontrino? C'è poco da fare. Si può scaricare tutto, è vero, ma se poi si evade sono inflessibili. Si rischiano per la frode fiscale fino a 5 anni di carcere, per l'evasione fiscale oltre 1 milione di euro si rischia anche fino a 10 anni di carcere. E i controlli sono frequentissimi. Questi sono dei video, sì, la Finanzpolizei che vanno in giro a controllare. L'anno scorso sono venuti, hanno fatto una settimana di controlli sulla CAS. In 8 anni 3 volte, se non paghi le tasse vengono e ti bloccano l'attività. Ah sì? Sì, sì, e se sei chiuso ti aprono la porta con i pompieri, ti aprono e ti sequestrano il locale. Ti fanno male e fanno bene, così ci salvaguarda noi che paghiamo. San Gennaro c'è sempre. Come contribuenti ci aiuta più lo Stato austriaco che San Gennaro.